Sono stati dimessi nella giornata di ieri due pazienti ricoverati in terapia subintensiva presso il reparto Covid agropolese. Il loro decorso ospedaliero non è stato facile, ma ce l'hanno fatta. Per entrambi il ritorno alla normalità non sarà immediato per via della riabilitazione che dovranno fare presso centri specializzati. La loro battaglia contro il Covid ha avuto la meglio sul virus ed oggi sorridono nuovamente alla vita. E oggi è una giornata speciale, specialissima, perché finalmente dopo 40 e più giorni, calcolando anche la degenza che c'è stato presso l'ospedale di Sapri, papà fortunatamente viene trasferito presso una clinica apposita volta appunto alla riabilitazione polmonare e muscolare, perché essendo stato allettato parecchio tempo. Ed è una notizia bellissima, perché io personalmente non sentivo papà dal 17 marzo, non sentivo la sua voce. Oggi neanche forse la potrò sentire, però quantomeno potrò vederlo e sapere che è lì e va praticamente in una struttura che può aiutarlo, non può farmi altro che farmi star bene. Vorrei ringraziare la dottoressa Lampasona per quanto riguarda lo straordinario lavoro che è stato effettuato, la pazienza, perché so che la situazione è critica, è un vero e proprio lazzaretto lì sopra, anche perché vivono in condizioni precarie a causa praticamente di tutte quelle tute che hanno dei problemi proprio anche per deambulare, per organizzarsi, per fare un po' di tutto di più, però fortunatamente ci sono loro e se ci sono loro abbiamo la speranza di poter andare avanti e di poter salvare quante più persone. Mi raccomando, fate attenzione, perché questo virus è silente ma è un killer professionistico. Oggi è un'altra bellissima giornata, perché abbiamo un altro paziente in dimissione che da circa 60 giorni ha combattuto tra la vita e la morte. Lui ce l'ha fatta. Come hai detto, non tutti ce la fanno, abbiamo avuto anche dei decessi. Però noi vogliamo gridare al mondo che c'è chi ce la fa, nonostante tutto, nonostante il Covid. Lui è un paziente che ha sofferto tanto, arriva da Sapri, Santa Marina, è arrivato anche lui in condizioni gravissime, in subintensiva, con una saturazione che non arrivava neanche al 70%. È un paziente che ha combattuto, ha fatto ventilazione non invasiva per oltre un mese, ha fatto un'embolia polmonare, ha fatto tante complicanze legate al Covid, anche infezioni, sovrainfezioni e quant'altro. Però oggi è qui, anche lui, come altri due pazienti che dopo più di 60 giorni hanno sconfitto questo virus, non è ancora nelle condizioni di poter andare a casa. Anche lui, come gli altri due, va a Villa Margherita Benevento, un ottimo centro di riabilitazione sia fisioterapica che soprattutto fisiorespiratoria. Quindi lì abbiamo creato questo, diciamo, contatto con i colleghi pneumologi e tutto lo staff neurologico, psicologico e quant'altro che può supportare anche questi pazienti nel post-Covid. Perché pazienti come lui sono pazienti che hanno bisogno ancora di una riabilitazione. Il Covid è una malattia che non si ferma qui, come vediamo continua anche nel post. Quindi noi li accompagniamo cercando di poi mandarli a casa, nonostante dobbiamo, oltre il danno polmonare, respiratorio, c'è anche un danno psicologico serio, quindi è necessario che questi pazienti vengano accompagnati nel migliore dei modi anche nella riabilitazione del post-Covid. Come dicevo, per noi oggi comunque è una giornata speciale, nonostante nei giorni passati abbiamo avuto dei decessi, ci sono chi non ce l'ha fatto. Noi, come per tutti i pazienti, oggi ne abbiamo 15, quindi stiamo viaggiando con un numero altissimo, siamo arrivati a 120 ricoveri. Noi lavoriamo insieme alla mia squadra da 6 mesi, cercando di fare il possibile per tutti, indipendentemente dall'età e dalle patologie associate.